Maria, se l'hai fatto dai prima, pure. Non sono messa in alto. Forse più durato. Sì. Che cosa non sono messa in alto. Non mi sopra, Amici di Braciami Ancora, io mi trovo in Sardegna. Siamo venuti a consegnare il frigo per frullare, lo stagionatore. Vi ricordate, se ci avete seguito nei video precedenti, avevamo messo in palio un frigorifero per lunghe frullature. C'è stata l'estrazione e alla fine ha vinto Gianmario. Gianmario ha una macelleria a Bono. Bono è un paesino tra Sassari e Noro, e noi siamo venuti qua a consegnargli questo frigorifero. Questo weekend sardo ce lo spariamo nel migliore dei modi, abbiamo tutte le ore impegnate e iniziamo, ragazzi. Stiamo andando a trovare Antonello, che ha un'azienda molto interessante, produce dei salumi di altissimo livello. Non vedo l'ora di assaggiare i suoi prodotti, quindi Mauro, vedi, accelerà, perché io c'ho fatto. Ciao Antonello, vai, senti, sono curioso, fammi vedere quello che fai, va. Andiamo. Andiamo. Andiamo, ho scelto il più buono, credo. Andiamo. Allora, io lo porto, tu lo tagli, sì, sì. E noi altri se lo mangiamo, ok? Ma adesso mi domandavo, ragazzi, se ci sarà la possibilità di farlo passare come bagaglio a mano. Non lo so, però. Il prosciutto di suino di razza sarda si riconosce per l'ossatura molto sottile. Sì, la testa del femore, pur essendo così ampia, è piccolina. È piccolissima, perché ha un DNA giustamente della razza antica, quindi le ossa sono molto robuste pur essendo molto sottili. Dopo 3 anni di stagionatura, il lardo giustamente è evidente, facciamo uno spacco qui direttamente sullo scamone, perché vogliamo vedere, ci sarà una percentuale di grasso molto importante, ma anche qui andremo a misurare la qualità dell'affinamento. Vai, fa lo spacco. Quindi si apre, guarda com'è bello, morbido. Prendiamo un po' di pane carasau, facciamo qualcosa di curioso. Prendiamo praticamente questa crema, che è la bontà. La gattina tornasole non sto provando. Tu questo lo metti sulle labbra e senti i gusti che neanche ti immagini. Vado. Vai. Sentirai il ghiandatti con la dolcezza, le castagne. Delicatissimo. Questo è fondamentale per l'auto. Questo è qualcosa, no, fermi, no, no, aspetta Antonello, scusa, ti interrompo, abbi pazienza. No, 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 attene, tu ridi, cazzo, te ridi. Te devono arrestare. No, 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 sei pericoloso, fa sti prodotti lui. Te devono arrestare, poi a piede libero non ci può andare in giro. Che cazzo mi sono appena mangiato? Porca. Dovrò mettere un sacco di beep, questo ma non trovo, cioè, wow, ho finito l'aggettivo, sono rimaste solo le parolacce. Mortacci, quanto è buono. Mortacci che mi sono appena mangiato, ragazzi. Ragazzi, abbiamo salutato Antonello, bellissima la sua azienda, e stiamo entrando a Bono, siamo sempre in provincia di Sassari, e andiamo a consegnare questo frigorifero. Gianmario? Buonasera. Ciao. Ciao. Signori, lui è il fortunato. Ci passa, ragazzi? Ma vi giuro, ragazzi, io li aiuterei anche. È solo che se li aiuto poi chi riprende? E quindi mi tocca assistere e riprendere le operazioni. Però mi credete, no, se dico che io li aiuterei? Okay.
Si è acceso. Bravo. Bachisio, questo dovrebbe essere il momento serio del video. Tu sei il macellaio che ora dovrà gestire questa cella. Sei pronto? Spero di però sei sicuramente sei incuriosito. Sì, sì. Sono allora, una curiosità che ho da un po' di tempo. Bene, teniamoci in contatto. Avete avuto veramente una discreta botta di culo, perché avete vinto una macella che sta intorno ai 4.000-5.000 euro di valore. Mi raccomando, tienimi aggiornato. Mauro Romanelli, responsabile della Mancini Market. Allora, il frigorifero, signori, l'ha messo lui in palio. Allora, come è nata l'idea di mettere in palio uno stagionatore? Volevamo dare un contributo al settore, quindi dalla ristorazione alla macelleria. E da lì abbiamo messo il nostro diamante, diciamo, l'armadio, che è un prodotto molto richiesto. E quindi ho detto, mettiamo in palio un armadio dalle lunghe frullature. Bravo e bravo. E senti, Mancini Market, che fate, che si occupa? Mancini Market, attrezzature e accessori per quanto riguarda il settore agroalimentare, macellerie e ristoranti, e anche noleggio operativo di tutte quelle che possono essere le attrezzature. Andate sul sito mancinimarket.it e vi fate gli affari di questo signore. Vedete che eroga un sacco di servizi fighi, del tipo, se volete comprare il frigorifero ma non c'avete tutti i soldi da subito, ve lo vende a quanti euro al giorno? 3 euro al giorno. Oh, che volete di più, ragazzi? Noi di più non si poteva fare. Ci sta a guardare tutto il supermercato, penseranno che siamo matti. Va bene? E noi proseguiamo il nostro giro, perché ora salutiamo Bachisio, salutiamo Gianmario, ce ne andiamo qua a una trentina di chilometri, perché l'hai assaggiata l'anguilla alla brace? No, la mangeremo stasera. Se mangiamo l'anguilla alla brace, il nostro giro qui in Sardegna, nella Sardegna davvero più genuina e più sincera, prosegue. E saluto gli amici di Sole Discount e proseguiamo il nostro giro. Ragazzi, eccoci qua, domenica mattina, vi racconto brevemente quello che abbiamo fatto ieri sera. Siamo andati con degli amici di Bracciami Ancora, capitanati da Marco, grande fan di Bracciami Ancora, grande amico di Bracciami Ancora di Nuoro. Siamo andati in località Fondi. Fondi è uno dei centri abitati più alti della Sardegna. Grande serata, tutta a base di pesce, e io finalmente ho potuto assaggiare l'anguilla grigliata, pesce molto grasso, sicuramente adatto per quella temperatura e quell'altezza. Adesso noi da Bono ci trasferiamo a un agriturismo che sta qui a qualche minuto, perché Gianmario ha deciso di fare una grande festa, una grande grigliata per festeggiare appunto la vincita del frigorifero. Allora, alcune cose ve le devo dire. Noi il concorso del frigorifero lo abbiamo fatto su Instagram, abbiamo fatto delle call to action sia sulla pagina Facebook sia su YouTube, ma tutto si è svolto su Instagram e sulle storie di Instagram. Noi abbiamo pubblicato, ragazzi, anche il verbale dell'estrazione, perché ovviamente è stata un'estrazione seria, rigorosa, con tanto di timbro del notaio, insomma il timbro della Camera di Commercio che ha seguito questa estrazione. Quindi, ragazzi, è un invito questo ulteriore a seguirci sempre sulle nostre storie di Instagram, dove vi raccontiamo tutti in retroscena poi tutte le cose che noi facciamo. Allora, e dobbiamo resistere ovviamente alla generosità degli amici sardi che ci vorranno far mangiare là qualunque. Mauro, sei pronto? Prontissimo, andiamo. Perfetto, andiamo. Io vorrei raccogliere il grasso del maialino e poi per versarlo sopra per la mia porzione personale. Vedete, ragazzi, la differenza tra me e lui: lui c'è un tagliato e io no, perché mi sto bruciando. Ah.
Mettiamo, vai, vai, mettila, mettila, mettila. Meraviglioso. Adria, grazie mille, grazie per la pazienza, grazie. Ragazzi, per me mi sono diciamo messo da parte la testina del maiale con il cervello, la guancia che è la parte che mi piace di più, l'orecchia, quindi buon appetito ragazzi. Senza un breve dubbio ragazzi, la parte più buona. Un po' di maiale può per tre persone. È qualcosa di divino. Sì, assolutamente sì. La guanciotta. Cervelletto. Eccolo qua. No, ti sposenne. È fiorentina lui. Buono. Ritengo senza ombra di dubbio il maialetto alla sarda sia una delle cose più buone di questo pianeta. Mortacci, quanto è buono. Ragazzi, un saluto dalla Sardegna, che rimane uno dei posti più belli d'Italia. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Io non so quante volte l'ho detto, ragazzi, ma mortacci, quanto è buona la Sardegna. Ciao a tutti. Ciac, silenzio assoluto. Antonè, partiamo dal primo punto. In quale posto della Sardegna stiamo? Ploaghe. Ploaghe. E che regione è della Sardegna? Siamo nel Logudoro. 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 Questo è il nome della regione? Sì. Ok. Che c'entra niente con la Barbagia? Confina? No. Niente, manco? No. Qui siamo nel centro nord Sardegna. Nel centro, ok, benissimo. Nel Logudoro, il maialino sardo, come lo chiamate? Su porcheddu. Fe, scriviamolo. Su porcheddu. Sì. Staccato. Sì, sì, questo. Su è su, l'articolo il. Su, porcheddu. 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 Poi nella locuzione normale si chiama porcheddu. Ah è sì, fermo. Perché mi hai fatto scrivere su porcheddu? Perché lo hai potuto scrivere. Su porcheddu non lo puoi scrivere. Ah, e la pronuncia è? Porcheddu. Beh, famo come dizionari quelli seri, no? Certo. La pronuncia. La sì. Pronuncia è? Porcheddu. Porcheddu. E se esco dal Logudoro, che trovo? Allora, il Meilogo. Nel Meilogo. Il Meilogo. Logudoro, Meilogo, bon, sono... fermo. Tu dai tutto per scontato. Ci stanno guardando da tutto il mondo. Pardon. Okay? Quindi perdono. Abbi pazienza. Ok, c'è gente dalla Sicilia alle Alpi, passando per tutto il mondo. Perdono. Quindi Logudoro io non l'avevo mai sentito, io conoscevo la provincia di Sassari, ma Logudoro no. Che altra località ha detto lui? Meilogo. Da dove va? Sempre da Ploaghe? 20 km. A 20 km da sì. Qui c'è una località che si chiama? Si chiama Meilogo. M. E a Meilogo come si chiama il maialino? Porcheddu. Mazzarola ragazzi. Non è uguale, quello era su Porcheddu. Come si scrive? Sempre come questo. Sarebbe. Facciamo lo spelling. P di P. Palermo o sì. Di Otranto. Sì. Poi dovrebbe essere. S, C, H. Domodossola, D di Domodossola o di Udine. Porcheddu. Ora, com'è qua la pronuncia?
Pocheddu. Pocheddu. Più aspirato. Se ti sposti, perché io sono di Borutta, non Borghesi. Fermi tutti, di dove sei te? Di Borutta. Attenzione, qui andiamo a Borutta. Doppia T di Torino. Di Ancona. Borutta è provincia di? Sassari. Sempre Sassari. Sì. Sono sempre 20 km. A 3 km da Borutta. Sì. C'è Tiesi. Ed è Pocheddu. Pocheddu. Pozione di quindi un territorio. Quindi noi 20 km veramente di diametro ci abbiamo. Ci abbiamo varie. Superkeddu, Pocheddu e Pocheddu. Ok. Ecco il motivo per il quale ogni volta che io dico da ora in poi dico solo maialino sardo, così almeno non vado in questo ginepraio. Benissimo, mi sono scordato qualcosa? No, tutto a perfetto, posto. Grazie alla vostra discussione. Grazie ai nostri amici sardi che hanno ulteriormente contribuito a fare chiarezza sul giusto modo di dire maialino sardo arrosto. Va bene? Grazie, perfetto, grazie per la lezione. Il nostro giro per la tua meravigliosa regione prosegue.